Dottore, giornata di festa, di riflessioni, ma non solo. No, la nostra è la festa del nostro patrono, ma anche l'occasione un attimo per tracciare, non dico un bilancio, ma insomma vedere quali sono i nostri propositi e cosa dobbiamo fare nell'interesse di questa città. A proposito di bilancio, si può in qualche modo tirare le somme della vostra attività? In particolare c'è la lotta alla droga che va avanti, un pugno di ferro soprattutto contro i giovanissimi, dove l'età media cala sempre di più. No, ma infatti quello che ha detto è proprio così, nel senso che è un fenomeno sicuramente pericoloso che sta investendo questa provincia, ma non da adesso. Purtroppo è un fenomeno italiano che tocca anche questa provincia e che purtroppo tocca sempre i ragazzi più giovani, quindi stiamo cercando di contrastarlo il più efficacemente possibile, quindi cerchiamo di rendere difficile quantomeno l'attività di spaccio, di rendere difficile a un giovane di procurarsi la droga, e quindi il nostro impegno su questo campo è totale. L'ultima operazione anti-usura, avete arrestato due affiliati al clan Cava, questo dimostra che comunque la camorra è entrata anche in quello che è il circuito imprenditoriale della nostra provincia. Ma sicuramente la camorra c'è, esiste, e io ripeto, noi siamo impegnati su questo doppio fronte, cioè sulla criminalità diffusa, sullo spaccio di droga, e poi ovviamente continuiamo a interessarci della criminalità organizzata, quindi c'è stata quell'operazione, ma spero ce ne siano anche altre, perché la camorra c'è e l'usura è sicuramente uno dei settori in cui la camorra ha indirizzato la sua azione. Oggi anche il Family Day, dottore, in che cosa consiste? Family Day, noi abbiamo detto ai nostri dipendenti di portare le famiglie, appunto perché si possano rendere conto i familiari di qual è l'ambiente di lavoro, quindi anche quest'anno ci aspettiamo dei familiari di poliziotti che vengano, bambini, figli, che capiscono qual è il lavoro dei propri genitori.